detto dato che medito, prima di parlare ho dato un inedito e merito una medaglia senza doppia faccia, piloto la fortuna come Dance con Batman. Falso che chi sbaglia impara o chi sbaglia paga, qui si acclama chi sbaglia perché chi sbaglia ottiene fama, gente ledicata come Lady Gaga, prima cambia strada poi te la ritrovi inginocchiata all'entrata di casa. Dai la mano a Dalai Lama, la differenza che ci separa è come fra Tony ed Anna Montana, ci si spara a vicenda in questa scena di Iene, come nell'ultima scena delle Iene, mettiti in gara, Blue Notes è come le cascate del Niagara in sto deserto del Sahara, per ogni bassista, batterista o chitarrista, in un'Italia che non crede sia un mestiere il musicista. Allora, queste sono 11 storie di amici miei artisti a cui la nostra nazione impedisce di vivere con la propria arte perché è troppo impegnata a spendere soldi per i politici, per le auto blu o per il Vaticano. Di mestiere che fai? Di mestiere che fai? Il rapper. Questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'area di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come cartelliere ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina per un padre che non c'era e se c'era picchiava, ma lei da bambina invece di piangere danzava. La storia di Enrico, lui ha l'arte della scrittura, l'arte che suggura l'anima con la cultura, ora lavora da me che non sa fare i conti, ma a volte in quel me qualcuno legge i suoi racconti. La storia di uno di noi, la tua volta letto giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto è sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, la tua volta letto giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro, da quel suo settore più sottovalutato, vivo ancora in doppia, anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Intro, fa il DJ ma non è suoi che gli ricaricano la posta e pay, cambia lavoro ogni mese, alza i suoi contanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto, suona il sax dalle note più sporche che hanno l'odore del funk, ma sta dove regna la povertà, quindi insegna a suonare a chi suonare non sa. La storia di Fitmella, produttore, con quel suono dove batte il cuore, se ne sbatte delle mode, lavora ogni giorno 9 ore, ma quando torna a casa accende spliff e campionatore. E va così. La storia di uno di noi, è andato con giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, ci sono nel posto sbagliato, ci sono nel posto sbagliato, benvenuti in Italia. Questa è la storia di Luigi, fotografa in fondo, spesso dorme in strada, vaga da vagabondo, lotta con un passato che ritorna, ma se scatta la minota riscatto di sua colpa. La storia di lui dipinge la tua città, ha già 3 denunce ma non si fermerà, ora fa lo schiavo in un pub per pagare l'avvocato che lo difenderà. La storia di Sara, ormai in ospedale, ha accettato di partecipare a talent show musicale, a furia di parlare, le hanno fatto passare la voglia di cantare. La storia di Chiave, lui ha fede nelle parole, lo nega ma crede ancora nelle persone, ha scelto di lottare con rime note, non per i soldi ma per rendere sto posto migliore. Di mestiere che fai il rapper, di mestiere che fai il rapper, e di mestiere che fai, ma come paghi le bollette? Le pago facendo il rapper, grazie.